Iscriviti al canale. 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 Sì, quello che hai sfondato la serra durante la lezione di botanica. Sì, hai tipo massacrato la mia anguria. Non c'è problema. Era un'anguria da 6 più al massimo e il professor Broccoli mi ha dato un'altra possibilità. Visto che non è stata colpa mia, ma di un tipo strambo, che ha più piume che cervello, sono parole sue. Paperina è più brava di Taia a leggere le espressioni facciali. Per questo nota che Paperina è imbarazzato. E cambia argomento. Che brava ragazza! Quante sono le probabilità che uno che si chiama Broccoli diventi un botanico? Cioè, ma che cosa avrebbe potuto fare? Da solo buttare le pepere prese dei broccoli? Forse non è meglio il suo vero nome? O forse è un'esperta che si è stato raccontato per incantato anche se il signore dei botanici parmici che vogliono usare le sue ricerche per controllare il mercato mondiale delle curie. Oh, Paperino! Sei buffo? Non stava scherzando. Chiudi la bocca. Chi? Io? Tu. Io non sono stata. Il treno sta parlando con noi? No! Questa è la mia fermata. Devo mettermi subito al lavoro. Se voglio fare una bella figura con il professor Broccoli... Bene, Paperino! Ti accompagnerà al laboratorio! Voglio dire... qui al campus! Incoraggiamo gli studenti! A tenersi compagnia! Anche per questioni di sicurezza! Ovvio! E adesso godetevi! Godetevi una giornata educativa, pincioncini! Ma il treno sta cercando di farci mettere insieme! E così Paperina e Paperino escono dal treno, lasciando l'altro passeggero a terminare la sua corsa da solo. Professor Broccoli, qui è l'agente Mela. Ci hanno scoperti, l'anguria è marcia, ripeto, l'anguria è marcia! Camminando per i viali deserti di questa magnifica scuola, a Paperino sembra di sognare. Lui e Paperina parlano delle lezioni delle loro famiglie e lui riesce a farla ridere, almeno due volte, forse, due volte e mezza sul serio. Perciò, che cosa mi dici di provarci, Paperino? Forza, chiediglielo! Sì? Sto per guardare questo tuo problema. Questa squadra con te ti piacerebbe partecipare? Certo! Davvero? Ma non si ripeto di che cosa si tratta? Tu ci sarai? Sì. Tutto quello che mi serve sapere. Sorge l'alba e Paperino si sente rinascere. Questo incontro casuale con la ragazza dei suoi sogni gli ha dato fiducia. Non si sente più disperato, desolato, depresso. Si sente degno del suo destino, di gloria. Sfreccia per le strade del campus!
Corre in camera! Accende il suo tablet! Seleziona la giusta app! Apre il giusto documento! Dà un nome al documento! Correggere! Il nome del documento! Sceglie un carattere! Per concludere, finalmente si addormenta sullo schermo! Oh, ragazzi, adoro fare colazione. Prova questi pancake, Paperino. Sono super! Pensavo che lui non ti piacesse. Ho preso il posto. In alto, così tu puoi vedere fuori dalla finestra. Ti ho fatto la cioccolata, ma attento, è calda! Che mi ha offeso? Ehi, amico! Spero che non ti dispiaccia, ma oggi faccio il bucato. Ogni tanto si incontra un tipo a cui fila sempre tutto liscio. Sapete? È Topolino! È proprio un tipo così! Ehi, Topolino! Come va, Topolino? Tutto bene, Topolino? Salve, ragazzi! Bella giornata, eh? Su, su! Concentriamoci sul nostro problema! Beh, tecnicamente è il tuo problema. Ma quando uno studente della DRIP è nei guai, il suo problema diventa di tutti. Dico bene? Oh, adoro questo ragazzo. Paperino, sei tu? Che coincidenza! Ciao, Paperino! Posso sedermi con voi? Certo! Topolino, cerami! Pippo, questa è mia amica, Paperino! Tu, non sei la mia ragazza! Non so nemmeno perché ho detto ragazza! Ciao! Così questo è il club di cui mi parlavi? Oh sì, il club! Ecco, stavo pensando se nessuno sa che cosa è un garagarismo. Questo garagarismo può essere qualunque cosa. Insomma, se nessuno sa che cos'è un garagarismo, perché non ce lo inventiamo? Partendo da qualcosa che conosciamo bene. Continua a spiegare. Per questo, Paperina, quali sono i tuoi hobby? Mi piace cucinare. Voglio diventare uno chef. Super! Ecco una parte del garagarismo. Sarà una gara di cucina. Sì, ho capito, ok. Ognuno di voi ha una passione diversa, un talento, e insieme facciamo parte del garagarismo. Ciao, mi chiamo Charlie, suono il sax e mi piace l'antica arte del mimo. Io sono qui per preparare squisitesse. Le mie specialità sono la guerra psichica.
ecologica e le scienze malvagie applicate. Oh, look! Io sono Pippo e sono un osso degli sport. Io sono Paperoga, cugino di Paperino. Non vorrei neanche essere qui. Ok, fatemi spiegare una cosa. Dai ragazzi, andate nella sezione community per non perdere nessun post tutti i giorni o a volte sul canale YouTube di Paolo Paoli, che ha aperto la selezione community. Ragazzi, community, forza, andate nella sezione community nel canale di Paolo Paoli. Grazie.